Giovanna, la Giovanna la vedo di più perché la Giovanna è rimasta più a zocca. Anche lei è professoressa di filosofia, tra l'altro. Sono tutte professoresse di filosofia alla fine. Anche lei, quando ho scritto la canzone, non è che la conoscevo, la vedevo, ho l'immagine sua che scendeva dalla Corriera per tornare a casa, sai, quando andava a scuola a Viola. Quindi mi sono costruito l'immagine di Alba Chiara, così, senza neanche sapere come si chiamava, della verità. Dopo l'ho conosciuta più avanti, perché faceva parte del gruppo del paese. Erano quelle giovani del coro che a un certo punto, un'estate, un inverno che ero doc, che studiavo, mi annoiavo molto, avevo pensato di fare la messa rock. No? Una cosa che, sai, di quei tempi, no? Allora vado dal prete, che conoscevo da quando ero piccolo, e gli dico: scusi, ma se io faccio una messa rock con le chitarre, dico, va bene? E allora fa: ma sì, va bene, fate pure, se volete fare. Dico, ma e poi dico, che mi può dire quando ci sono, insomma, qual tipo, insomma, lui mi dice se la canzone che ho fatto qui, poi c'è quella all'Offerto, c'è quella, insomma, tutti i punti vari delle canzoni. Poi dice, come testo, dice, ma vuoi, prendi quelli lì, quelli sacri, non so, fai un po' quello che vuoi. E insomma, a caso ho cominciato a scrivere queste canzoni perché avevo molto tempo e mi sono divertito come un pazzo. Tra l'altro con la tata, l'Ivana, che studiavo con lei le seconde voci in casa, no? Per fare le seconde voci, per metterle tutte. Poi cercavo di dividere queste ragazzine del coro di Zocca in modo, a seconda delle loro voci, ma chiaramente loro erano invece amiche, per cui c'erano in tre, che erano una la Nadia, che era poi la moglie di Fini, la Nadia, la Giovanna e un'altra, che era la più carina, insomma, del paese, che voleva cantare assolutamente insieme, per cui dovevano stare lì loro, e io dovevo mettere di fianco una che facesse una voce per sostenere, che, capito, non potevo dividere, insomma. Però alla fine mi sono divertito moltissimo, e poi siamo andati a un certo punto a fare questa canzone alla notte di Natale, a Zocca, tu capisci, una cosa che, cioè, c'era da prendere anche degli schiaffi, ma anche lì invece fu una cosa che il paese, capito, rimase sconvolto, perché poi erano canzoni molto orecchiabili, le facevo orecchiabili apposta, ecco. Però ci mettevo sempre dentro un po' della mia, diciamo così, personale rivoluzione degli anni, dei miei 18 anni, degli anni 70, insomma. Per cui facevo, dicevo, io nella vita sono dottore, capito? Poi finiva il coro, gli diceva, noi siamo tutti uguali, siamo figli del Signore, capito? Era un po' anche, poi arrivava l'ultimo e diceva, io invece sono un operaio e lavoro in fabbrica, ho lavorato sempre sodo, capito? So cos'è la povertà, e arrivava il coretto, noi siamo tutti uguali, siamo figli del Signore, capito? Era una provocazione forte per me, cantarla in chiesa, naturalmente. È sempre così, lo puoi capire, cioè, la capivo molto io, ma la gente non ci ha fatto caso. Avevamo fatto questo gruppetto e abbiamo fatto, insomma, per due o tre volte la messa di Natale. Tutto questo molto prima che io diventassi una rockstar. Infatti, quando ho cominciato a fare del rock, diciamo che questo mio passato non è che lo volevo ricordare, capito? Perché mi sembrava un po' in contrasto.